Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi sono qui con una rappresentanza importante, l'ex presidente della Commissione Mobilità, l'attuale presidente della Commissione Mobilità, manca l'assessore Linda Meleo, che però è idealmente qui con noi, per presentare quello che è un lavoro importantissimo, direi storico, che questo gruppo di lavoro ha portato avanti per 3 anni. Noi oggi presentiamo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il cosiddetto PUMS, con un acronimo che fa un po' ridere, ma il piano è fondamentale. Perché? Perché noi oggi stiamo concretizzando e rappresentando all'interno di un documento una visione strategica della nostra città, che parte sicuramente dal piano infrastrutturale che riguarda la mobilità, ma che di fatto costituisce la base per uno sviluppo futuro della nostra città. Noi partivamo sostanzialmente da un presupposto: la nostra città, Roma, che negli anni 60 aveva circa 400 chilometri di reti tranviarie, nel corso del tempo ha visto smantellare questa infrastruttura a favore delle macchine, del traffico privato. La nostra città è diventata nel tempo una città a servizio delle auto, delle automobili private. C'è traffico a Roma. E a noi questa cosa non è mai piaciuta, perché riteniamo che le città siano il luogo simbolo dove abita l'uomo e debbano essere fatte per l'uomo, per la persona, dobbiamo mettere la persona al centro. E sicuramente una città così disegnata e che si è sviluppata in maniera così disorganica e disarmonica, dove le periferie sono nate in modo spontaneo senza neanche seguire le direttrici della mobilità pubblica, del trasporto pubblico, è sicuramente una città che non ci piaceva, per cui ci siamo rimboccati le maniche, ve lo dico con molta franchezza, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo immaginati la città del futuro, come volevamo che fosse la Roma del futuro. E abbiamo iniziato a costruirla, abbiamo iniziato a realizzare nuove piste ciclabili, nuove corsie ciclabili, abbiamo iniziato a progettare nuove linee tranviarie, abbiamo iniziato a progettare e realizzare corsie preferenziali. Perché? Perché noi dobbiamo sviluppare la mobilità pubblica. La mobilità pubblica deve essere incrementata e parallelamente dobbiamo far decrescere la mobilità privata, il famoso traffico che ci paralizza. E allora questo piano urbano della mobilità sostenibile in realtà racchiude tutte queste opere e soprattutto racchiude, cosa strana per il Movimento 5 Stelle, racchiude anche delle linee tram. Questo piano è stato costruito insieme ai cittadini, insieme ai territori, abbiamo ascoltato i cittadini, molti cittadini hanno addirittura ripescato da cassetti progetti che erano fermi da 20 anni, da 30 anni. Abbiamo lavorato con loro sulla famosa metro C e insieme a loro abbiamo deciso di portarla fino alla Farnesina, quindi continuerà la metro C. Abbiamo deciso di inserire nel piano anche la metro D, abbiamo deciso di inserire la famosa metro E, che in realtà è la Roma Lido, che diventerà una metro di superficie, eccetera. Questo perché? Questo per sfatare il mito secondo cui il Movimento 5 Stelle è contrario alle grandi opere. Non è così. Noi siamo a favore delle opere, delle grandi opere utili, e l'utilità di queste opere è stata non certificata nel chiuso degli uffici di Roma Capitale o degli uffici dell'Agenzia Mobilità, ma è stata certificata attraverso un percorso partecipato. I cittadini hanno lavorato con noi, li abbiamo consultati, li abbiamo ascoltati. Hanno lavorato con noi per dirci sì, quell'opera per noi è utile. Abbiamo studiato insieme ad agenzia, insieme ai nostri dipartimenti, chiaramente gli aggiustamenti dei desiderata dei cittadini, e il quadro che emerge è un quadro di infrastrutture interconnesse, dove la mobilità è una mobilità che ha diverse tipologie di fattispecie, ma che tutte si integrano all'interno di un piano organico. Da qui a 10 anni noi siamo in grado di cambiare il volto della nostra città. E se oggi noi abbiamo, c'è un grafico molto interessante, è l'ultimo grafico, se oggi senza piano urbano la mobilità è così ripartita, il 64% a Roma si sposta con il mezzo privato e il 36% è assicurato o comunque utilizza il trasporto pubblico, all'esito di questo piano, dello sviluppo di questo piano, noi avremo una completa inversione e ribaltamento delle prospettive. Il traffico privato scende al 48% e il trasporto pubblico arriva al 52%.
Questo è un obiettivo importantissimo che ci mette al pari delle altre capitali internazionali. Per chi pensava di poter realizzare tutto questo in 2 anni, in 3 anni, evidentemente non ha ben chiaro che cosa vuol dire riconfigurare completamente l'assetto infrastrutturale di una città. Però noi questa cosa l'abbiamo sempre detta e fatta e ci siamo mossi coerentemente. Oggi abbiamo un obiettivo a tendere che è a 10 anni, soluzioni di medio e lungo periodo, che ci porteranno a realizzare quello che voi vedete, una totale inversione, un totale ribaltamento di proporzioni tra lo sfruttamento e l'utilizzo del mezzo pubblico e del mezzo privato, tutto a vantaggio del mezzo pubblico. È evidente, sono evidenti e intuibili i benefici che la città di Roma, i cittadini potrebbero avere dallo sviluppo di questo piano. E quindi questo, secondo me, il cuore di questo piano, che poi è molto tecnico, loro due lo spiegheranno e ci racconteranno sia dettagli sia aspetti più, appunto, più tecnici, ma la verità è che questo è un piano per i cittadini, questo è un regalo che finalmente l'amministrazione capitolina, dopo anni di nulla, fa ai suoi cittadini per dire: staremo tutti meglio, vivremo in una città meno trafficata, ci sposteremo con i mezzi pubblici, sarà una città più a misura d'uomo. Questa era la nostra visione, oggi è consolidata all'interno di questo documento, che è un documento realistico. È un documento realistico, stiamo già ottenendo i finanziamenti chiaramente dal Ministero. E si tratta di costruire pezzetto dopo pezzetto la città che vogliamo. Noi lo abbiamo fatto insieme ai cittadini e sono certa che i risultati arriveranno a breve. Grazie. Sì, intanto buongiorno a tutti. È un po' difficile da raccontare il PUMS, perché veramente nelle decine, nelle centinaia di pagine del piano c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto letteralmente dal primo giorno che ci siamo insediati, e questo anche qui lo ribadisco, grazie anche alla lungimiranza dei tecnici che ci supportano e che da subito ci hanno indirizzato, ci hanno fatto capire l'importanza di questo piano, perché è chiaro, quando si inizia un'esperienza di questo tipo non necessariamente si possono avere tutte le conoscenze, tutte le esperienze, ma se accanto ci si mettono delle persone che questa esperienza l'hanno e la mettono a disposizione, chiaramente si possono ottenere grandi risultati. E quindi, l'ho detto anche in aula, il supporto soprattutto di Roma Servizi per la Mobilità, che da subito ci ha fatto lavorare su questo PUMS, è stato fondamentale per arrivare dopo 3 anni a consegnare alla città questo piano. Penso siamo forse una delle primissime città italiane, se non la prima, che consegna alla propria città il PUMS, e se pensiamo anche alla complessità di Roma è forse un risultato ancora più importante e rilevante, perché è stato fatto un lavoro sia dal punto di vista quantitativo, perché la città di Roma è enorme, i problemi sono tantissimi, ma poi anche qualitativo, perché il piano riprende sicuramente dei progetti di cui se ne parla in questa città da 20 anni, che hanno preso un po' di polvere, pensiamo alla TVA piuttosto che alla metro D, ma dentro ci sono anche tante intuizioni, diciamo più farina del nostro sacco, più prodotte, costruite in questi anni. Penso al prolungamento e al rilancio della Roma Giardinetti, penso all'asse tranviario sud tra Viale Marconi e Piazza di Cinecittà, e quindi anche altre intuizioni un pochino più moderne. In questo mix tra passato e futuro abbiamo realizzato un piano che va a colmare quel divario che, ahimè, la nostra città sconta dal punto di vista infrastrutturale. Quindi è stato un piano molto importante per i contenuti, forse lo è stato ancora di più per il metodo. Come si diceva, c'è stata una partecipazione, ma c'è stata una partecipazione vera, cioè non è che si è aperto un sito e si è detto: adesso, così tanto per, realizziamo questo portale e poi chi ci scrive non ci interessa. In realtà c'è stata una partecipazione vera, perché sono arrivati tanti contributi e tanti contributi sono stati presi in considerazione, perché anche qui penso non dobbiamo avere mai
mai paura a dirlo. Sicuramente magari su alcuni temi non li avevamo affrontati, diciamo così, con la giusta forza, con la giusta energia, ma anche grazie al supporto dei tanti comitati, dei tanti blog, dei tanti cittadini che questi temi li affrontano ogni giorno, abbiamo magari integrato il piano che all'inizio poteva sembrare carente sotto alcuni aspetti, ma sempre in un percorso di condivisione e partecipazione vera. Quindi questo è un altro grande risultato che mi sento di dire forse unico che abbiamo raggiunto, e chiaramente un modello che poi si può replicare per tanti altri lavori di questo tipo. Quindi ecco, affrontiamo poi un lavoro, anche questo lo voglio sottolineare, il PUMS non è assolutamente un punto di arrivo, è un punto di partenza, cioè non è che noi oggi ci sediamo sugli allori e diciamo abbiamo fatto questo piano tanto carino e ce lo guardiamo allo specchio tutte le mattine. In realtà è un lavoro che domani mattina, anzi alcuni pezzi di questo lavoro già li abbiamo consegnati al Ministero per ottenere i necessari fondi, le opere che abbiamo consegnato a dicembre 2018, le opere che consegneremo a dicembre 2019, perché vogliamo anche che questo piano diventi realtà, altrimenti è stato solamente un esercizio di stile, bellissimo per carità, ma resta un esercizio di stile. Invece l'obiettivo è vedere realizzate le opere che ci sono qua dentro in un arco temporale ragionevole. Come diceva la sindaca, non possiamo pensare che in 2 anni si faccia tutto, ma neanche aspettarne 30 per vedere realizzato qualcosa. In un arco di 10 anni, se le altre istituzioni, regione, ministero ci supportano, si può fare veramente tanto, perché lo merita la città. Anche questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Secondo me il PUMS va proprio oltre la politica, è un qualcosa fatto bene per la città, che si consegna alla città, che io penso qualsiasi forza politica debba portare avanti, perché quando parliamo di infrastrutture, quando parliamo di mobilità sostenibile, significa innanzitutto migliorare la qualità della vita dei cittadini, che è un aspetto forse più importante, ma soprattutto significa anche rendere una città attrattiva. Se una città è attrattiva, significa più turisti che arrivano, significa più imprese che aprono la nostra città, quindi significa posti di lavoro, rilancio dell'economia. Tutto questo è possibile se c'è una città che funziona, una città che funziona è una città dove il trasporto pubblico ha un livello accettabile. Anche su questo, e poi veramente mi taccio, si parla anche tanto di ATAC in questi giorni. È chiaro che un trasporto pubblico non sarà mai efficiente se non ci sono delle infrastrutture pesanti, tram, metropolitane, che sono l'ossatura della città. Per quanto la nostra ATAC possa avere 1000 difetti, è chiaro che coprire la città con gli autobus, l'autobus di per sé è un mezzo che in alcune tratte, densamente, dove c'è una forte domanda di mobilità, sarà sempre un mezzo inefficiente, al di là di quanto può essere bravo o meno il gestore. Il tram TVA, per esempio, nasce proprio per quello. Io faccio sempre questo esempio perché ci tengo. Le linee che attualmente attraversano Via Nazionale e Corso Vittorio, in realtà ATAC le gestisce anche abbastanza bene. A me è capitato più volte di essere lì e aspettare al massimo 5 minuti l'autobus. Ma l'autobus comunque lo trovi sempre pieno, non perché il gestore non sia capace, ma perché quella è un'area dove c'è una fortissima domanda di mobilità e devi realizzare un tram che porta 300 persone anziché 100, e che quindi risponde meglio a quella domanda di mobilità. Quindi questo è anche un aspetto che dobbiamo sempre sottolineare. Come diceva Virginia, la sindaca, questo dato forse a me, almeno da quando mi occupo di mobilità, mi ha sempre fatto riflettere. I 400 chilometri che avevamo non più di 70-80 anni fa di rete tranviaria, anche a me i miei nonni me lo raccontavano sempre di quando giravano la città in tram, tutto questo è stato distrutto. Ricostruire è sempre più difficile che demolire, perché demolire non ci vuole nulla, ricostruire devi ripartire da zero, quindi non è facile, ma stiamo proprio riprendendo quello spirito, quella determinazione anche forse di quegli anni. Quindi ecco, andiamo avanti decisi, determinati a realizzare questo piano, perché lo dobbiamo alla città e lo dobbiamo anche un pochino per le future generazioni, perché poi chiaramente vivere in una città che sarà competitiva, che sarà efficiente, sarà anche importante per tutti quelli che ci saranno dopo di noi. Grazie. Grazie sia alla sindaca, scusate, ma anche a colui che io considero ancora oggi, lo ripeto ogni volta, il presidente della Commissione Mobilità, perché il PUMS, il riscatto, quello che per me è il riscatto di questa città rispetto a una delle esigenze fondamentali, è opera fondamentalmente di Enrico Stefano, che ha fatto come, insomma, ha gestito da vero e proprio regista tutte le attività che oggi noi stiamo andando a raccontare. Io ho fatto parte della commissione, tutti i commissari hanno dato una mano, però
va, diamo a Cesare quello che è di Cesare. La cosa che è più importante che ha sottolineato, l'ascolto è partito dai tecnici. Ci è stato detto in maniera molto chiara che insomma hanno vissuto degli anni, forse anche più di un decennio, in un clima di frustrazione. Immaginate degli ingegneri che hanno fatto un percorso formativo, laurea, master, ingegneria dei trasporti, hanno preso possesso delle, come dire, delle attività amministrative all'interno della capitale, si aspettavano di poter realizzare quanto veniva detto da decenni, invece si sono trovati a gestire, quando andava bene, qualche incrocio, qualche schema di traffico, ecco, i tecnici, poi dopo i tecnici i cittadini, coloro che pagano le tasse, che vedono, girano anche il pianeta e vedono altre città dove i sistemi di trasporto sono realizzati in tempi molto più rapidi, con opere che garantiscono quello che noi abbiamo anche nella Costituzione. Il trasporto è un servizio essenziale, cosiddetto, e purtroppo in questa città di essenziale sui trasporti abbiamo visto c'è stato ben poco, e oggi noi siamo costretti a certificare comunque un ritardo e l'assunzione di un carico di responsabilità sia per quello che riguarda la definizione di questo strumento, sia per le attività future che dovranno andare a garantire l'attuazione di tutte le opere che sono previste, che non ci tiriamo indietro, insomma è una responsabilità enorme. Siamo stati criticati, il libro dei sogni ci viene detto, no, questo non è il libro dei sogni, questo è il libro che i cittadini attendono da decenni, messo a sistema. La parola chiave, accessibilità, il fatto che i trasporti debbano consentire l'accessibilità a tutti i cittadini è il principio cardine che sta su tutti gli ambiti del PUNS, che parte ovviamente dalla mobilità dolce, la pedonalità, che va rimessa a sistema, perché non può essere che la maggior parte degli spazi pubblici di questa città sia destinata alle quattro ruote. La ciclabilità diventa semplicemente, non è un modo per obbligare il cittadino a andare in bicicletta, no, è un modo per consentire a chi vuole andare in bicicletta, a chi vuole abbandonare ed è costretto a utilizzare il mezzo a quattro ruote, a poterlo fare in sicurezza. Il sistema poi ovviamente della sicurezza, appunto, che si dipana rispetto a tutta una serie di interventi che la città di cui ha necessità, soprattutto in periferia, per garantire appunto che le persone si possano muovere con un livello di sicurezza maggiore, il sistema delle merci, ecco, tutto ciò è integrato ed è stato integrato con una volontà che noi abbiamo cercato da parte della cittadinanza per andare a inserire nell'ultimo episodio del PUNS anche tutta una serie di infrastrutture, soprattutto su ferro, che non fanno altro che proiettare questa città verso quello che le spetta, essere una capitale. Non voglio sottolineare le varie opere che sono state già dette sia da Virginia che da Enrico, però è importante sottolineare questo aspetto: non abbiamo alternative, per cui c'è il momento tecnico si chiude ora. Immagino che adesso faremo tutta una serie di passaggi nei territori per andare a spiegare alla cittadinanza cosa significa esattamente tutto ciò. Ci saranno ovviamente delle spiegazioni che mostreranno come i progetti di mobilità sono il veicolo migliore per riqualificare dei territori, delle piazze, delle vie, delle strade, dei viali, ma soprattutto cosa significa questo tipo di mobilità. Ci è stato spiegato dai nostri tecnici, e questo per me è un punto politico fondamentale, cosa significa avere una rete integrata e cosa genera una rete integrata, il cosiddetto effetto rete. Significa che un cittadino che ha necessità di spostamento da punto a punto, cioè dalla propria casa a dove deve andare a lavorare o a fare le sue attività, ha maggiore predisposizione, propensione a utilizzare il trasporto pubblico se i tempi che riguardano questo spostamento sono comunque concorrenziali all'automobile privata, tanto più si ha la possibilità di scambiare in maniera agevole tra diversi sistemi di trasporto per poter poi offrire al cittadino questa realtà, come succede appunto in altre città dove questa rete esiste già. E non è una cosa da poco, perché poi ovviamente noi abbiamo visto nel momento in cui alcune infrastrutture, si faceva il caso spesso in commissione della Roma Giardinetti quando è stato chiuso, è calata il flusso di passeggeri in tutto il sistema anche delle metro. Perché? Perché se un cittadino abita, che ne so, a Torrevecchia, dove stiamo prolungando la metro A,
ovviamente deve andare, che ne so, a Oietti, se ha un sistema che gli consente con anche un solo scambio di poterlo fare in maniera molto più agevole rispetto alla direttrice lineare, no? Che ovviamente da Tora Vecchia a Oietti si prende la tangenziale, l'Olimpica, e ci si arriva più o meno in una mezz'ora massimo, anche nelle gare di punta. Se invece con una metro ci si arriva più o meno con lo stesso tempo, è chiaro che il cittadino a quel punto le quattro ruote le butta, perché deve avere questo peso che costa, tra l'altro, che non sa dove parcheggiare, tutta, cioè queste cose sono soltanto a Roma, abbiamo un autoveicolo praticamente per ogni abitante, non è più sostenibile, quindi è chiaro che adesso deve subentrare la politica, ecco perché abbiamo già annunciato che tutto ciò dovrà trovare sintesi, soprattutto a livello amministrativo, perché sui finanziamenti basta fare quello che ha fatto Milano. Non è che stiamo chiedendo la luna, anche Milano ha ottenuto la possibilità negli ultimi 20 anni, dopo Tangentopoli, di poter fare tutte queste opere con amministrazioni evidentemente molto più serie di quelle precedenti, semplicemente portando i progetti e avviando le procedure così come da iter normativo per poter ottenere i finanziamenti. Qui però parliamo anche di un'esigenza amministrativa, perché oibò, qui stiamo dicendo di fare quello che non è stato fatto negli ultimi 40-50 anni in 10 anni. È chiaro che lo sforzo amministrativo deve in qualche maniera essere corrispondente a quella che è l'esigenza della cittadinanza. Ecco perché vogliamo portare tutto questo lavoro nel tavolo che gli compete, che è il tavolo dove mette insieme tutte le istituzioni, il Ministero, la Regione. C'è anche un aspetto da risolvere, come sapete, le ferrovie ex concesse, su cui insomma abbiamo chiesto fin dall'inizio del nostro mandato, insomma, di poterne diventare proprietari. Oggi abbiamo la possibilità di trasformare in metropolitana di superficie a Roma Lido e anche la tratta urbana della Roma Viterbo, quindi fino a Montebello. Metropolitana di superficie significa che dai 38 km che avete visto di linea metropolitana, in realtà si arriva quasi a 100 km di linea metropolitana, e non è da poco come salto, no? Modale. Allora, quei numeri che avete visto negli ultimi, nelle palle, no? Si passa al 62% di 64, scusate, no? Di persone trasportate col trasporto pubblico, è chiaro che aumenta. Quindi è un piano questo che si può anche, può vedere anche delle giuste rimodulazioni in più nei prossimi anni, perché come sapete la normativa concede di poterlo rimodulare, però noi vogliamo che sia rimodulato appunto in maniera intelligente, andando a gestire anche, ripeto, la parte amministrativa, che è la parte portante. E su questo abbiamo già fatto gli ordini del giorno che vanno comunque già a indirizzare quello che sarà l'attenzione attuativa, cioè lo step giubilare, per cui necessariamente alcuni cantieri dovranno terminare i lavori, tra cui anche sicuramente il TVA, il termine Vaticano Aurelio, entro il 24 dicembre del 2024, l'apertura della Porta Santa. Però ovviamente bisognerà gestire fin da oggi anche la pianificazione dei cantieri delle metro, perché probabilmente qualche cantiere verrà aperto. Tutto ciò per avere la garanzia, bisogna fare in modo che entro questi 2 anni noi andiamo a blindare le procedure, andiamo a ottenere un risultato per cui chi verrà dopo non potrà sfasciare questo lavoro, perché l'ultimo piano che era stato fatto, ve lo dico in maniera molto lineare, no? Il piano strategico della mobilità sostenibile del 2010 aveva fatto il solito passo del gambero, era tornato indietro prevedendo infrastrutture ulteriori, infrastrutture per le quattro ruote, mentre appunto anche nel 2010 non è che la situazione di Roma era differente. Oggi noi riportiamo il tutto dentro uno strumento e serve un lavoro politico che oggi mi prendo la briga di chiedere al nostro sindaco di poter gestire con la forza che la città ci ha trasmesso. L'abbiamo cercata, ripeto, ma no, adesso abbiamo tutta una città che vuole quanto è stato determinato e dobbiamo ottenerlo. Grazie. Ci sono domande? Salve, buongiorno, Managò, Agenzia Aggi, con i colleghi da mesi ce ne interroghiamo, l'abbiamo seguito in commissione la cosa e arriviamo tutti un po' allo stesso punto, condividendo molto la filosofia del trasporto pubblico, però ci chiediamo, partendo dal presupposto che negli ultimi 15 anni a Roma sono state fatte la metro C e il corridoio della mobilità, 3 miliardi uno, alcune decine di milioni e altro. Questo piano è un piano da 10 miliardi di opere. Realisticamente quali opere pensate? Perché voi mi direte, noi le presentiamo tutte, però
avrete una lista di preferenze, perché come ci dimostrano, diciamo, gli ultimi anni, tutte non si possono avere a livello di finanziamento. Attualmente praticamente nessuna di queste o quasi è finanziata. Quindi quale pensate che realisticamente riuscirete a dire entro la fine del mandato: abbiamo i soldi per iniziare questa piuttosto che questa, perché è più prioritaria delle altre? Raccogliamo un attimo qualche domanda. Sì, Emiliano Pretto, Agenzia Dire. Mi perdonate se ne faccio tre, ma sono tutte veloci. La prima: come si concilia questo piano con il licenziamento di 45 lavoratori di Roma Metropolitane? Leggendo il... è vero che molte opere saranno fatte dall'Agenzia per la Mobilità, sono progettate, però insomma, leggendo la lettera del CDA di Roma Metropolitane, sarà detto che i licenziamenti erano causati proprio dalla mancanza di sviluppo progettuale. Quindi se si concilia, e anzi se questo piano può in qualche modo far rientrare questi licenziamenti. Seconda domanda: se ci date un aggiornamento sul nodo Pigneto, che è fermo da un bel po' di tempo. Terza cosa: un aggiornamento anche sui fondi per la metro C, visto che insomma ne avete parlato già, lo spostamento dei fondi per la Project Review al prossimo anno, però anche questo insomma è, rispetto a un piano che la metro C insomma è l'unica opera attualmente in costruzione. Anche in questo caso, perché e come si concilia lo spostamento di queste risorse con un piano che invece prevede un prolungamento in avanti? Claudio Capezzuoli, Confederazione Nazionale Artigianato, CNA di Roma. Il piano l'abbiamo anche in un qualche modo discusso con voi. Una domanda: è prevista, mi sembra, una proroga per quanto riguarda l'ingresso dei furgoni che trasportano merci da novembre 2019 fino al 2020, però visto che ci sono circa 40.000 furgoni che sono Euro 3 diesel e che appartengono a molti artigiani che svolgono i loro servizi all'interno di questo anello, volevo chiedere se appunto è prevista anche una proroga per questo tipo di situazione. Grilli, Fabio Grilli, Roma Today. E avete giustamente evidenziato il fatto che il PUMS nel corso del tempo sia stato modificato anche rispettando le richieste che arrivano dai cittadini, però dai radar dell'amministrazione più volte si è sottolineato è sparito quello che era il progetto più votato, cioè il progetto Metrovia. Vi voglio chiedere per quale motivo è successo e per quale motivo appunto questo progetto non è stato mai ricevuto in Commissione Mobilità. Allora, parto dalla prima osservazione, le priorità. Allora, il piano, ripeto, ha un respiro di 10 anni. Pensare di partire oggi con un'opera e domani vediamo se facciamo un'altra è esattamente quello che non vogliamo fare. Ecco perché la richiesta di portare tutto all'interno di una cabina di regia dove tutto dovrà trovare, ripeto, sintesi. A quel punto è chiaro che potranno essere trovati degli strumenti idonei per, non so, esiste già una legge speciale, no? Su Roma Capitale, non so quelli che saranno gli strumenti che potranno emergere dalle richieste, ripeto, che non arrivano da questa forza politica, arrivano da parte della città, che è una capitale. Quindi io immagino che tutte le forze politiche, visto che hanno visto crescere Milano in questi 20 anni in maniera così accelerata, e noi ne siamo contenti perché lo portiamo anche come modello, no? È chiaro che oggi devono decidere se questa capitale deve essere una capitale anche nei fatti, anche rispetto a un'infrastruttura che servirà ovviamente a, come ha detto il Presidente Stefano, a dare l'idea di sviluppo, la visione che vogliamo dare della città, anche in termini, mi permetto di aggiungere, urbanistici. Non anticipo nulla, però ci sono delle considerazioni che vanno anche in quel senso. Rispetto alle tre domande, invece, come si concilia l'opera della... perdono. No, come si concilia con il licenziamento degli operatori? Ah sì, perfetto, sì. Quello proviene da una delibera che abbiamo approvato a dicembre, dove abbiamo preso atto di una gestione amministrativa, anche in quel caso dell'azienda che ha gestito in questi 13 anni la
metro C, una gestione amministrativa che sui conti non tornava, quindi voi sapete che tutti quanti gli organi di controllo, di vigilanza, perché ogni amministrazione ha addosso comunque organi che vigilano, l'OREF, avete sentito parlare ogni approvazione del bilancio, ma non solo, no? Ci hanno sempre detto che dovete fare il lavoro sulle partecipate, dovete... ecco, questo lavoro, questa delibera di dicembre ha disposto tutta una serie di attività, queste attività oggi hanno maturato degli esuberi, gli esuberi che da parte della Commissione, come sapete, c'è l'indirizzo comunque di andarli a indirizzare verso altre esigenze, normativa permettendo, ma io credo che la normativa darà questa possibilità. Non stiamo parlando dei tecnici, perché nel disegno di quella delibera c'era comunque lo switch dei tecnici all'interno di agenzia, in modo tale da creare un unico soggetto amministrativo che andrà a coordinare insieme, ripeto, alle altre istituzioni questi 10 anni di attuazione. Per quanto riguarda il Pigneto abbiamo fatto una commissione, e qui perdonate il gancio che voglio fare, prima quando parlavo dello step giubilare, è perché ve lo dico in maniera molto onesta, io temo personalmente più il problema della realizzazione dei tram che delle metro, perché le metro oggi abbiamo delle tecnologie rispetto alla tecnologia della metro C che c'è stata fino ad oggi, sono meno impattanti e potremmo avere delle garanzie delle esecuzioni delle opere con, in modo tale da rispettare i tempi che verranno convenzionati. Sui tram invece partiamo e navigheremo a vista, perché? Perché io l'ho detto anche in commissione, oggi non c'è più il problema dei rinvenimenti archeologici, in questa città c'è il problema dei rinvenimenti impiantistici, nel senso che anche lì abbiamo comunque una città che sotto da 10 centimetri della pavimentazione stradale, sotto la pavimentazione stradale a anche 2-3 metri, non sappiamo spesso quello che c'è. Quando noi andiamo a progettare troviamo, capito, quel momento in cui cominciano a scavare, impianti che non si sa da dove escono fuori, quindi questo è il grande dilemma. Quindi, per rispondere al punto, il Pigneto, i 2 anni che sono trascorsi dall'apertura del cantiere sono stati necessari per andare a sistemare tutti questi sottoservizi, molti dei quali proprio non c'era proprio conoscenza. E quindi a settembre, per darvi un aggiornamento, verranno ultimati tutti i sottoservizi lato est, hanno completato i lavori lato ovest, quindi si immagina, ci hanno garantito in commissione che entro la fine dell'anno chiuderanno tutti questi lavori di preapertura dei cantieri per il tombamento del vallo ferroviario. Per quanto riguarda la project review della metro C, è un lavoro che è in atto, ovviamente Roma Metropolitana e i tecnici stanno portando avanti questo lavoro oramai da tempo, noi siamo pronti, però ovviamente oggi non vi sveliamo nulla perché parliamo comunque di un procedimento amministrativo che deve concludersi. Sì, poi c'era anche l'altra domanda magari su, sì, che non ricordo, di Grilli Roma 2-3. No, ma magari può anche, nel senso, se vuoi, è molto più... No, solo per aggiungere sul discorso della project review, tu menzionavi lo spostamento dei fondi, è semplicemente perché quella parte poi andrà nella convenzione il prossimo anno, quindi non è semplicemente un giro di poste, ma non è che inizialmente abbiamo messo dei fondi noi, però anche quella parte potrà essere coperta dalla convenzione col Ministero e quindi l'abbiamo tolti dal bilancio, ma non è che non vogliamo fare la project review, insomma, se era stato questo poi il fattore, diciamo così, scatenante della domanda. Metrovia è un tema di cui anche questo se ne parla spesso. Secondo me lo spirito o l'impostazione di fondo di Metrovia è anche qua dentro, perché poi Metrovia ci dice una cosa abbastanza giusta, cioè valorizziamo le ferrovie regionali. Oggi anche io, che mi definisco un fissato dei trasporti, l'ho scoperto recentemente che tra Piramide e Tuscolana in ora di punta c'è un treno ogni 7 minuti. Quindi l'impostazione di fondo di Metrovia, che è quella sicuramente di valorizzare il trasporto regionale, le ferrovie regionali, qui dentro c'è. Il progetto in sé, abbiamo fatto anche degli approfondimenti, ci sono degli aspetti sicuramente interessanti che si possono cogliere, ma nell'insieme lo abbiamo onestamente visto di un pochino complicata realizzazione, perché comunque parliamo di sedime, infrastrutture, mezzi, tutti quanti di Trenitalia, del gruppo Ferrovie dello Stato, RFI, sistemi urbani e così via. E quindi chiaramente dal punto di vista anche diciamo così amministrativo sono diversi enti che si devono mettere d'accordo e magari qualcuno rinunciare a un pezzetto di qualcosa, quindi dal punto di vista amministrativo è veramente complesso, perché lì parliamo di infrastrutture che non sono minimamente di Roma Capitale e che comunque nascono con un altro scopo, che è prendere le persone da Anzio piuttosto che da Dispoli e portarle a Roma. Quindi
E anche qui vengo al secondo aspetto, per cui alcune proposte di Metrovia forse sono un pochino meno condivisibili, è che poi in tante aree che sono attraversate dalle ferrovie regionali non c'è un carico di passeggeri così elevato, quindi trasformare una ferrovia regionale in metropolitana avrebbe anche un senso relativo. Penso, non so, alla FL1 che già oggi va a 15 minuti, più di quello, che io la trasformo in metropolitana, chi prendo a... dico Muratella, ma non perché comunque non è che ci abitano tutte queste persone, quindi magari devo migliorare, lì sì, lo stiamo facendo, l'accessibilità a quel sistema di ferrovia regionale con dei parcheggi di scambio, con delle linee di autobus e così via, ma l'infrastruttura in sé già ad oggi quasi mi funziona come una metropolitana, perché la FL1 va a 15 minuti, quindi si avvicina talvolta, ahimè, a una metropolitana. Quindi da questo punto di vista magari ci siamo sentiti di non condividerlo in pieno. Poi, ripeto, altri aspetti che sono sicuramente condivisibili, interessanti, anche lì sono fatto un grande lavoro, secondo me ci sono, perché se guardiamo il piano, mettere a sistema finalmente lo scambio a Ponte Lungo con la metro A, lo scambio con la B1 a Nomentana, piuttosto che la funivia, c'è una funivia un po' meno famosa, non me ne voglia nulla la sindaca, ma altrettanto importante è quella di Villa Bonelli, che mette a sistema la FL1 con la metropolitana. Quindi in realtà poi nell'impostazione alcuni temi si sono presi. L'idea di fondo di così quasi magicamente trasformare le ferrovie regionali in metropolitane ha degli ostacoli amministrativi non banali. Guardiamo la fatica enorme che stiamo facendo per trasformare in metropolitana qualcosa che di fatto è già una metropolitana, come la Roma Lido piuttosto che la Roma Montebello, piuttosto che in chiave diversa Roma Giardinetti. Quindi ostacoli amministrativi, e poi dal punto di vista trasportistico non sempre ha senso che alcune ferrovie regionali diventino metropolitane, perché già oggi così soddisfano comunque la domanda che c'è in quel luogo. E poi non dimentichiamoci, ripeto ancora una volta, che essendo una ferrovia regionale devi considerare anche non il cittadino che abita dentro la città, ma quello che l'ha presa da Formia e vuole arrivare a Roma in tempi abbastanza accettabili. Quindi in questo bilanciamento, però, secondo me non è che proprio si è scartata completamente l'ipotesi di Metrovia. E mentre c'era una domanda un pochino più di attualità, diciamo così, che era sugli Euro 3 diesel, lì chiaramente è una norma generale che riguarda tutti i veicoli, non solo i veicoli commerciali. E chiaramente non voglio fare filosofia, però andiamo incontro anche dal punto di vista ambientale a delle sfide importanti, soprattutto per le città. Quindi inevitabilmente dobbiamo andare a contenere i veicoli che sono un pochino più inquinanti, dall'altro lato però aumentare le alternative. Ci sono... Però è quello, però insomma era un piano già definito anche lo scorso anno, quando a novembre ci fu l'altra fase, già si era detto che a novembre di quest'anno sarebbero scattate altre misure, diciamo così, restrittive. C'è poi anche qui un ventaglio di alternative che ad oggi magari sono meno considerate, ma si sta sviluppando e magari si può sviluppare anche di più, ma lo si può fare se ci sono queste norme restrittive, tutto il sistema del van sharing, della condivisione dei mezzi, anche dei veicoli commerciali, che si può sicuramente sviluppare. Quindi io direi lavoriamo sulle alternative, l'abbiamo sempre fatto, siamo disponibilissimi a farlo da subito, non andiamo sempre a vedere la norma restrittiva come qualcosa che ci penalizza, perché in realtà può essere un'occasione in realtà per migliorare la città, ma anche chi svolge questo tipo di lavoro, che magari scopre che un veicolo in condivisione o a noleggio gli costa anche di meno rispetto ad avere la proprietà di un veicolo, o magari una filiera diversa per la consegna dell'ultimo miglio, penso anche alla consegna che avviene fatta con biciclette e cose di questo tipo. Quindi prendiamola come un'occasione. Chiarissimo. Lì poi c'è un mondo che si divide, nel senso l'artigianato c'è un mondo, diciamo, si divide un po' in due: la parte più piccola, che in realtà non serve un mezzo impattante, e capisco invece il restauratore, il tappezziere, che chiaramente non è che il divano lo puoi portare con la bicicletta, e lì magari su quello possiamo intervenire. Ripeto, massima disponibilità, i nostri canali li conoscete. E ecco, mi sa che abbiamo finito? Sì. Ok, quindi bene. Se non c'è altro. Grazie a tutti.